Buongiorno, sono Armando Fantino del mercato di Corso Svizzera, sono il coordinatore della commissione del mercato di Corso Svizzera. Riguardo alla adesibilità, diciamo che noi come mercato abbiamo una particolare attenzione per quello che è la possibilità di interagire con i banchi. Sicuramente questa questione è importante e in più si può ancora fare molto, nel senso che è già solo a passaggi tra una viabilità e l'altra si potrebbe migliorare molto, sia a livello di scalini, sia a livello di discese e quant'altro. Anche l'accessibilità al banco potrebbe migliorare anche da parte nostra, anche se in ogni caso noi come commercianti ci promuoviamo ad aiutare il più possibile quando è possibile. L'accessibilità durante la festa è un qualcosa di molto controverso, nel senso che dal punto di vista organizzativo si cerca di tenerla al massimo, ma la festa, come tutte le feste, porta un po' a trascendere. Diciamo che considerato il passaggio in mezzo alla strada fondamentalmente, quindi non consideriamo più le strisce pedonali o i passi garrai, tutto avviene in mezzo alla strada, quindi l'accessibilità c'è ed è molto grande. È chiaro che in un momento di festa si tende un po' a trascendere, quindi ad allargarsi eccetera eccetera, ma tenendo conto noi della partecipazione di molti, di tanti bambini, quindi dei passeggini nel caso di bambini piccoli e anche di persone disabili, cerchiamo sempre al massimo di rispettare le norme elementari del buon senso. Ecco, diciamo che in una festa, in una manifestazione pubblica si utilizza più che le norme il buon senso, che vale forse 100 o 1000 volte. Questa è la 30ª edizione della Festa dell'Uva, insomma siamo contenti di essere arrivati a questo traguardo, ma sempre con attenzione alle disabilità dal punto di vista organizzativo.